Ciao a tutti ragazzi, sono io Meshan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torno a parlarvi di un altro titolo shonen, un titolo di genere fantasy, soprannaturale ma anche drammatico. Un titolo che ho apprezzato dapprima grazie all'anime, che mi ha conquistato episodio dopo episodio, soprattutto per la grande abilità di creare protagonisti l'uno diversi dall'altro, con personalità che danno ancora più spessore alla storia. Una storia diversa dal solito, che devo dire ho apprezzato molto soprattutto anche per il personaggio principale maschile, che non annoia, anzi rende la storia ancora più interessante, e un personaggio che non demorde, non si arrende, e lo potrei anche classificare come un personaggio debole, ma anche fortissimo. E dopo infatti vi spiegherò perché. Oggi sono qui per parlarvi infatti del manga. Il manga che è uscito proprio in questi giorni, che trovate al prezzo di 11,80 euro. E tra l'altro è una prima parte che è composta da un cofanetto che contiene due volumi. E ogni volume viene su circa 5,90 euro ed è dotato di una sovracopertina di alcune pagine a colori, tra l'altro plastificate. Allora, si chiama ReZero Starting Life in Another World. Tra l'altro, insieme al manga è uscita anche la novel. La novel, per chi fosse interessato, viene su circa 12 euro. Infatti, penso che me la prenderò poi in futuro. Qui, infatti, abbiamo i primi due volumi. Come dicevo, questa la potrei considerare una prima parte. Le altre due parti dovrebbero uscire in futuro. E non so ancora però se usciranno in versione cofanetto o in versione fumetti sparsi, vi saprò dire meglio più avanti. All'interno infatti troviamo questi due bellissimi volumi, editi proprio dalla J-Pop, il dietro con la storia e lo sfondo bianco, una sovracopertina con una pagina diversa e alcune pagine a colori all'interno, tra l'altro molto resistenti. Queste fanno parte del primo volume. Stesso caso anche del secondo volume dove troviamo una sovracopertina e alcune bellissime pagine a colori. Tra l'altro questa è una delle mie preferite. E qui ci vengono presentati alcuni dei protagonisti che compariranno proprio all'interno della storia. Il personaggio questa volta si chiama Subaru. Subaru è un altro personaggio che viene catapultato in un altro mondo, in un mondo fantasy, a lui sconosciuto. Però a differenza degli altri personaggi shonen che sono abituata proprio a leggere, lui non dà molta importanza alla cosa. E non gli crea nessuna ansia, anzi pensa di essere stato evocato lì per diventare l'eroe di turno, il cui compito è quello di salvare una bellissima ragazza da un nemico. Però poco dopo comincia a scontrarsi con la dura realtà. Scopre di essere un ragazzo senza poteri e senza soldi. E poco dopo, tra l'altro, verrà anche attaccato da dei banditi. Per fortuna, in suo aiuto interviene una bellissima ragazza dai capelli argentati, che è questa ragazza qui, che è Emilia. E Subaru rimane subito affascinato da lei e così, proprio per ringraziarla del gesto, decide di aiutarla a completare la sua missione, quella di trovare un oggetto a lei caro. Però purtroppo la missione in questo caso si termina in modo drammatico, con la morte di entrambi i nostri due protagonisti, sia di Subaru che di Emilia. Ed è proprio dopo questo che la storia entra ancora di più nel vivo. In pratica scoprirà di avere un potere fortissimo, il potere del ritorno dalla morte. In pratica, ogni volta che muore, lui può riavvolgere il tempo e tornare nel punto in cui, diciamo, era iniziata la missione, senza che tra l'altro i personaggi si ricordino di lui. Quindi, tra l'altro, un altro punto in suo favore. Soprattutto per quanto riguarda i nemici, perché ogni volta che muore, lui riesce in qualche modo a trovare diverse sfaccettature, diverse debolezze di ogni nemico e a farne sue, a creare proprio un piano che gli consentirà di salvare le persone a lui care e di sconfiggere i nemici in questo caso. Quindi, come vi dicevo all'inizio, infatti, posso contraddistinguere il personaggio di Subaru come un personaggio debole, ma anche fortissimo. Debole perché purtroppo non ha una grande capacità nel combattimento e quindi spesso muore proprio per questo fatto. Invece fortissimo proprio grazie a questo potere. Il mistero legato proprio a questo potere, ci verrà illustrato e spiegato ancora meglio andando avanti con la storia. Soprattutto poi ci sarà nella seconda parte. E di notevole importanza sarà tra l'altro anche il modo in cui Subaru interagirà con altri personaggi, personaggi che tra l'altro compaiono già alla fine del secondo volume e che mi hanno reso ancora di più interessante la storia. Personaggi che hanno una propria personalità, una personalità fantastica che danno ancora più spessore e rendono ancora di più interessante la storia. Devo dire, l'ho gradito molto. Le copertine, magari il tratto non vi può sembrare molto bello, però già aprendo il volume si può notare e la qualità dei disegni. Eccoli qui. Qui in pratica troviamo Emilia e questo è Subaru. Naturalmente, ogni volta che muore, Subaru, nella sua mente, nel suo subconscio, comincia a provare diversa paura, ma soprattutto diversi interrogativi. E comincia a chiedersi perché sono stato evocato in questo mondo e perché ho proprio questo potere e chi c'è proprio dietro, le fila proprio di questo progetto.
Ragazzi, in conclusione ci tengo molto a consigliarvi proprio l'acquisto e la lettura di questa serie. Per tutti gli amanti del genere fantasy, ma anche per chi volesse leggere qualcosa di diverso con un protagonista interessante e particolare allo stesso tempo. Beh, detto questo, spero che questo breve video vi sia piaciuto. Fatemi sapere con un commento qua sotto se qualcuno di voi ha preso questo cofanetto e se avete visto l'anime e se vi è piaciuto oppure no. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!